Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento organizzato da Rete Informatica Lavoro e della sua Academy. Sono Maria Luce Villa, Brand Manager di Performa Group, di cui Rete Informatica Lavoro fa parte. Scrivetemi in chat cortesemente se mi vedete e vedete anche la slide, così intanto vi saluto. Ciao Fabio, grazie di essere qui. Vediamo, intanto rompiamo un po' il ghiaccio. Ciao Elena, abbiamo anche attivato le reaction, quindi in basso, nella barra in basso potete sbizzarrirvi. Oltre a essere, come sempre, vi racconto un po' chi siamo. Oltre a essere un portale del lavoro specializzato per il settore IT, Rete Informatica Lavoro organizza il suo Career Day per il settore informatico. Quest'anno il Tech Job Day sarà il 17 e 18 novembre. Ve lo racconto perché nella precedente edizione abbiamo avuto il piacere di avere tra noi il nostro relatore di questa sera, che ho il piacere di presentarvi, Daniele Scasciafratte, Full Stack Developer e Council Member di Italian Linux Society. Ciao Daniele! Ciao, bentornato da tutto il team di Rete Informatica Lavoro, benvenuto! Perfetto, sì, sono operativo. È operativo, sì, ti si sente bene perfettamente. Dunque, Daniele, poi avrai il tempo anche di presentarti tranquillamente, in maniera più ampia. Allora, il titolo del webinar di questa sera è molto esplicito. Vuoi raccontarci un po' cosa porteremo a casa questa sera, Sì. gli obiettivi di questo webinar? Assolutamente, con questo webinar vedremo uno strumento particolare per la gestione dei siti WordPress che non è come possiamo, siamo abituati in WordPress da browser, ma è qualcosa che di solito si fa da linea di comando, quindi è per personaggi tipo me che gli piace trafficare con cose un po' più avanzate. Quindi vedremo le opportunità e vi farò vedere tutta una serie di casi reali su cui ho passato, ho subito sulla pelle tutta una serie di problematiche, come questo strumento permette di gestire siti con moltissimi file e tutto il resto in modo molto pratico. Ok, perfetto. Come sempre vi racconto le regole del webinar, sono sempre le stesse, le domande soltanto nella sezione domande. A 10 minuti dal termine Daniele risponderà a tutti voi, mentre in chat se avete domande di tipo generale vi rispondo io tranquillamente. Come sempre vi condividerò il link del nostro canale YouTube dove da domani mattina troverete la registrazione di questo webinar e vi invito anche a vedere anche l'intervento che ha fatto Daniele al Tech Job Day. Quindi vi inserirò anche l'altro link. Perfetto. Bene, detto questo, lascio la parola a te, Daniele. Buon webinar a tutti. A più tardi. Perfetto. Allora, buonasera a tutti. Cominciamo subito con una presentazione su di me. Allora, io sono il co-founder di una web agency romana. Sono molto impegnato nell'open source, specialmente nel mondo Mozilla, nella comunità italiana e in quella internazionale con vari ruoli che ho coperto negli anni. E sono molto attivo anche nel mondo WordPress. Sono tra i core contributor. Di solito in ogni release di WordPress c'è sempre qualche mia patch cosiddetta, qualche modifica che loro aggiungono. E per lavoro mi occupo proprio di sviluppo di plugin per WordPress premium o meno, e anche analisi di prestazioni, eccetera, proprio, e anche manutenzione di siti WordPress di un certo tipo, che è il tema anche poi di questo webinar. Ho il mio podcast oramai da più di un anno e mezzo che trovate su tutti i servizi di questo mondo in italiano con le novità della settimana dal mondo open source informatico e sono attivo anche come traduttore e tra gli sviluppatori maintainer del progetto VV che forse vedremo nel prossimo webinar tra gli strumenti di sviluppo. Quindi non voglio perdere tempo, voglio subito parlarvi dell'argomento di oggi. Cos'è WPCLI? Allora, è uno strumento di linea di comando, la cui peculiarità è, secondo me, che funziona dalla versione 3.7 e stiamo arrivando alla 6. Quindi la 3.7 è una release che è uscita, se non mi ricordo male, 8 anni fa. Parliamo poi di uno strumento di linea di comando che non ha bisogno di permessi di root, quindi chi è già abituato su Linux sa già cosa comporta tutto questo. Non ha bisogno di login, quindi significa avere un accesso sulla macchina, quindi il computer, il server, per poter dare questi comandi, quindi non c'è bisogno di loggarsi perché si interfaccia direttamente con il database e il framework WordPress. Permette anche di poter dare dei comandi da SSH, ovvero io dal mio computer do il comando direttamente sulla macchina senza dover per forza entrare io SSH, lo farà direttamente WPCLI al posto mio. E quindi questo apre tutta una serie di opportunità, per esempio di gestione parallela,
o multipla di più macchine. E un'altra cosa che poi nello spirito di WordPress è facilmente estendibile da plugin, quindi un plugin ad esempio come WooCommerce estende WP CLI pure dei pacchetti che aggiungono delle funzionalità specifiche. Ma la caratteristica più importante è che è velocissimo. Ci sono delle operazioni che farle da WP CLI sono molto più rapide rispetto a quelle farle da browser, la stessa medesima operazione, perché ovviamente essendoci un browser e quindi un web server di mezzo, ci sono proprio delle problematiche a livello di tempistiche, eccetera, che sulle linee di comando non c'è. A me è capitato una volta di lasciare il computer acceso per far lavorare un comando la notte sul server. Quindi passiamo subito alla fase 1, ovvero installarlo. E non si installa, nel senso che è un binario scritto in PHP, che qui potete vedere dei comandi. Se voi andate sul sito ufficiale di WP CLI, potete tranquillamente scaricare e piazzare all'interno della vostra macchina. Questi comandi qui sono varie versioni per poter ottenere lo stesso binario. E lo stesso binario può essere anche aggiornato praticamente, perché WP CLI si aggiorna, aggiungono funzionalità, correggono bug, eccetera. Quindi si può aggiornare direttamente dal comando stesso. E vediamo subito come si installa WordPress con WP CLI. Quindi voi immaginate di avere il vostro terminale e di dare il comando di scaricare WordPress. Vediamo il primissimo WP Core Download, che lo scarichiamo in lingua italiana. Configuriamo i dati di accesso al database, qual è il sito, e poi lo installiamo direttamente. WP Core Install prompt, praticamente invece di dare quattro comandi con un comando solo, poi lui ci farà le domande. Quindi sono modi diversi per utilizzi di tipo diverso. Però il comando install non farà altro che fare tutta quella procedura che noi siamo abituati, che in automatico crea il database, mettiamola così. Quindi questo è molto utile, ad esempio, di scripting, se io voglio installare più di un sito con un colpo solo, ad esempio. E vi voglio far vedere un altro comando semplicissimo, e così già cominciamo subito a capire come funziona WP CLI. Noi ci troviamo davanti, in questo caso, al comando post, quindi significa che noi stiamo accedendo con il comando lista l'elenco di tutte le pagine che sono del post type pagina, e con il formato id, perché noi potremmo decidere di avere ad esempio l'output di WP CLI in CSV, in JSON, oppure testuale così. E già chi è programmatore, già sentire CSV JSON apre tutta una serie di opportunità. Quindi con questo comando io ho detto mi devi dare soltanto gli ID di queste pagine. Semplicissimo. Ma se io volessi concatenare ad esempio il comando, qui vediamo in bash che stiamo riprendendo il comando di prima. Il risultato di questo comando noi lo passiamo nell'altro, che è il comando delete. Quindi lui non farà altro che prendere e cancellare queste pagine con un colpo solo. E quindi voglio subito spaventare un attimo, perché se noi abbiamo già detto bash, significa che noi possiamo concatenare e fare tutta una serie di azioni avanzate. In questo caso, ad esempio, vediamo che io mi sono fatto un alias in bash che non fa altro che eseguire a cascata tutta una serie di comandi WordPress. In questo caso, il primissimo è verifica se ci sta un aggiornamento di WordPress, se ci sono dei plugin da aggiornare e anche dei temi. Quindi io potrei dare il comando wp checkall e in automatico vedrò questo output qui, perché lui in automatico su quel sito lì mi darà questi risultati qui. E quindi si aprono di nuovo tutta un'altra serie di opportunità di gestione. Quindi, dopo tutto questo belam e questi chiacchiericcio che potrebbero risultare molto confusi, voglio farvi vedere degli esempi reali di utilizzo di questo strumento, che mi sono capitati anche con i miei stessi clienti. Quindi cominciamo subito. Questo è un comando che ti permette di avere l'elenco di tutte le immagini presenti all'interno degli articoli, o in questo caso di tutti i post type di questo sito. Vediamo che sono tre comandi in cascata. Abbiamo il primo comando in cui diciamo di avere tutti i post. Per ogni post noi diciamo dammi il contenuto, e poi con quest'altro comando in sed verifichiamo se ci sono delle immagini. Quindi vediamo JPEG, PNG e GIF, e lui in automatico ci farà questo output. Quindi questo strumento di WP CLI è pensato per girare sul server dove si trova il sito. Di solito la maggior parte dei server sono su Linux, quindi bisogna avere l'accesso alla macchina per poterlo fare. E io do per scontato che sia su Linux tutto quanto. Oh, qui voglio far vedere un altro esempio. Ad esempio, crea un file HTML con il contenuto di quella pagina con il titolo che io ho detto io. Praticamente mi esporta il contenuto di quella pagina
Ah no, mi sto confondendo al contrario perché tra leggere il comando e il titolo mi sono confuso. Questo crea un post, una pagina basandosi da un file HTML e prende il contenuto di questo file HTML, lo mette direttamente dentro il contenuto del post content. Oh, questo è uno che ho utilizzato pesantemente. Qui vediamo che è un loop, cioè facciamo un loop e gli diciamo prendimi tutti gli articoli che sono nella categoria news. Quindi ognuno mi vedi il contenuto, mi prendi un meta, perché in meta tutti quei dati correlati a un post type sono inseriti lì dentro, e gli azzera l'immagine in evidenza. Voi potreste dire perché serve questo script? Beh, in certi casi in cui c'è bisogno di poter agire e cambiarle tutte quante, spesso è più semplice azzerarli brutalmente. Questo con un comando, uno scriptino in bash semplicissimo, senza dover programmare un plugin e farlo. Un altro esempio che di solito si utilizza quando si devono gestire dei siti è la possibilità, tramite questo comando, di poter intervenire sul file wp-config.php senza dover aprirlo. Quindi se tu sei su server è molto più pratico dare questo comando che ad esempio mi cambia due parametri, ovvero il wp-debug che serve per stampare o generare, possiamo dire, far vedere quali sono gli errori PHP sul sito. Quindi questo ti permette di modificare direttamente il file wp-config, questo comando. Questo è simpaticissimo, io lo utilizzo spesso quando devo per lavoro creare un sito con dei dati fasulli, non mi metto a installare plugin, Faker Press, configurarlo, eccetera. Con questo comando qui io gli dico che mi deve creare 10 articoli con contenuto casuale, perché se non definisco il post type lui in automatico utilizzerà il post type post, quindi quello degli articoli. Così lui mi crea in automatico 10 articoli con del contenuto casuale stile lorem ipsum. Un altro, questo qui è un po' più particolare, non fate caso a questo errore a livello qui che me lo genera la libreria JavaScript delle slide, quindi non consideratelo. Questo permette di poter eseguire un file specifico PHP prima di eseguire il comando di wp-cli. Ad esempio, questo l'ho utilizzato proprio per poter simulare, siccome c'era un problema sul sito. In questo caso, mi doveva generare le immagini con tutte le varie taglie, perché il comando WP Media Regenerate non fa altro che rigenerare tutte le taglie delle immagini. Questo è utile spesso quando si cambia il tema. Cioè, quando noi cambiamo il tema di un sito, probabilmente le immagini non ci sono per tutte le taglie, perché ogni tema potrebbe avere le anteprime, le cosiddette, di varie misure. Io con questo comando qui ho detto di simulare. Sul sito che in cui non avevo ancora fatto lo switch ufficiale del tema, di simulare che fosse attivo l'altro, così nel frattempo mi avrebbe generato tutte le immagini senza cancellarle. Perché voi dovete immaginare, se voi sul sito vi trovate con 80.000 media, quindi 80.000 immagini caricate, se utilizzate il plugin da browser, si impianta, non gliela fa a elaborare 80.000 immagini in 30 secondi, ci metterebbe moltissimo. Quindi se io devo la seguire WP Media Regenerate tramite WP-CLI ci mette molto di meno perché non deve caricare tutti i plugin, ad esempio, non deve neanche partire browser e allo stesso tempo non mi pesa sul browser, sul web server. Web server significa che tutti gli utenti che nel frattempo vogliono accedere al sito non vedono questo rallentamento perché agisce con un altro processo che non ha niente a che fare con web server. Quindi con questo comando qui io ho detto di simulare, cioè di creare. Di rifare tutte le immagini, però simulando di essere un altro tema. Tant'è che il comando skip delete serve ad evitare di cancellarle, perché questo comando è intelligente, nel senso che se io non mettessi skip delete, lui rigenererebbe tutte le immagini del sito e le cancellerebbe quelle che non servono più, perché non sono richieste quelle taglie. E questo, come ho detto, se si cambia tema e ne avete 80.000, potrebbe significare anche gigabyte di dati che voi risparmiate, il che non fa mai male. Questo è un altro scriptino che ho utilizzato perché è utilissimo per importare delle immagini all'interno del sito. Ad esempio, voi avete un file Excel con un elenco di immagini, dovete importare dentro WordPress. Con questo comando voi state importando, dove c'è scritto URL, voi immaginatevi la URL dell'immagine, automatico WP-CLI al posto vostro la scaricherà, la importerà dentro WordPress e la caricherà, in questo caso, nell'articolo 123. E gli darà questo titolo, It's me an image. Questo invece è una delle patch che ho fatto io, cioè questa funzionalità l'ho aggiunta io a WP-CLI qualche anno fa perché mi serviva proprio per un cliente, ovvero lui doveva migrare i tag come categorie.
o viceversa, onestamente sono passato per tempo, non me lo ricordo. Però questo strumento mi ha permesso di fare in automatico questa migrazione da tag a categorie e di sistemare tutti gli articoli in cui questi dati erano associati. Quindi non mi sono dovuto mettere io manualmente a cambiare le categorie, ma l'ha fatto lui, perché a livello di WordPress ci sono tutta una serie di metadati che vanno cambiati, quindi questo comando lo fa al posto vostro. Quest'altro invece permette di generare l'esportazione del database di WordPress in formato WXR. WXR è il formato di WordPress specifico, cioè se lo sono inventati loro, per esportare tutti i contenuti del sito, quindi dalle opzioni ma anche ai post type con tutti i metadati. Questo qui praticamente, dato un elenco di ID, quindi sono un elenco di articoli che sono in un file testuale, vediamo ID export txt, in automatico lui mi fa un export che contiene soltanto questi articoli qui. Con un colpo solo, da WordPress io questo ad esempio non lo posso fare, gli posso dire soltanto per autore o per post type, non mi permette di scegliere di quale voglio l'esportazione, ad esempio. Questa è una, dopo quello di poter generare le immagini, questo è l'altro comando che sicuramente io utilizzo di più, ovvero il search and replace su tutte le database. Questo è utile ad esempio quando voi dovete migrare il sito dallo staging in produzione. Praticamente questo farà il search and replace della stringa HTTP domain in versione HTTPS. Perché voi non la potete fare da MySQL, perché WordPress salva i dati in modo serializzato, che è tutta una cosa di PHP, possiamo dire. E quindi se voi agite in questo modo sul dump, ad esempio, con il classico Notepad oppure su MySQL, rischiate di rompere tutta una serie di opzioni, letteralmente rompere, perché si rompe la struttura dei dati in cui sono stati salvati. Questo comando qui permette di evitare il problema, ma anche una chicca, come vi dicevo. Ovvero io posso generare il database dove è stato già fatto il search and replace e mi genera già il dump, già bello pronto. Quindi se io voglio migrare in produzione, potrei fare ad esempio qui questo comando, con proprio paro paro, e in automatico lui lo farà su tutte le tabelle del sito, quindi anche non solo quelle native di WordPress, ma anche dei plugin, ad esempio, mi genererà un dump bello pronto da poter essere importato. Oppure quest'altro comando qui, ad esempio, è un esempio mio reale in cui ho dovuto pulire tutti gli arti il contenuto degli articoli per toglierci questi tag JavaScript, in questo caso di script, inseriti su tutti quanti. E vediamo un'altra peculiarità, ovvero questa qui, che possiamo dire a WPSLA di non caricare il tema e di non caricare i plugin. E questo significa di poter intervenire molto più rapidamente perché non carica e non esegue tutti questi file qui che a loro volta fanno tutta una serie di operazioni. E poi qui specifichiamo la tabella in modo tale che lo fa questo lavoro soltanto sulla tabella del contenuto degli articoli. In questo modo il comando è molto molto più rapido. E anche evita dei problemi perché spesso alcuni plugin, se sono vecchi o sono fatti male, non sono compatibili con WP CLI e rischiano di farlo crashare, ad esempio. Questo è uno script che ho utilizzato. Questo qui, dato un elenco di cartelle dove si trovano dei siti WordPress, quindi questo è uno script bash, non fa altro che prendere ogni singolo sito, fare un export, perché il comando wpdb export vi genera un bel dump già bello pronto del database di WordPress e fa un aggiornamento. Quindi fa il backup del database e aggiorna WordPress. Oppure voi potreste dire, ok, bellissimo WPSLI, ma io non voglio che la gente che poi possa eseguire alcuni comandi perché può fare danni. Come in questo caso, mettendo questo file all'interno della cartella di WordPress, il comando wpdbdrop non potrà essere eseguito. Per chi non conosce il database, il comando drop significa cancellare il database, che è una cosa, se un sito è in produzione, specialmente dove ci gira il business, e non è il caso di avere, diciamo, a disposizione. Sai, tante volte uno si sbaglia o copia e incolla gli articoli da internet e fa danni, non è proprio il caso. E visto che parliamo di database, voglio farvi vedere un po' di comandi, perché questi poi diventano proprio il coltellino svizzero del chi deve fare questi lavori, ovvero il WPDB export, che praticamente ti esporta il database, quindi ti fa il backup. Reset vuol dire che svuota il database, non cancella il database. E quindi voi a quel punto voi potete fare l'import. Con l'import significa che voi potreste permetterci un altro dump. Questo è utile, ad esempio, quando voi dovete allineare il sito di staging con quello di produzione, ovvero voi vi esportate sul produzione database, ve lo importate sul sito di staging, lì svuotate il database e importate quello nuovo. E poi fate
il search replace, a meno che non l'avete fatto, generando il dump precedentemente dal sito di produzione. Quindi con questi comandi noi possiamo intervenire sul database senza dover utilizzare PHP MyAdmin e senza rompere il sito. Perché ricordiamoci, non è mai bello che il sito di produzione si rompa perché voi state facendo danni al database. E lo stesso permette anche di installare, di gestire, aggiornare, disattivare i plugin. Quindi è molto semplice WP-Sella da questo punto di vista. Quindi voi potreste farvi uno script che in automatico vi segue tutti questi comandi qui. Vi ritrovate quindi un sito da zero, già bello pronto e configurato, con tutti i plugin attivati che volete voi, senza che vi perdete tempo a farlo a mano. Infatti, potete, questa è una versione ancora più avanzata, possiamo accedere direttamente alle opzioni di WordPress e modificarle. Quindi noi potremmo anche, ad esempio, configurarcelo già di base, non solo installarlo, ma anche impostare, ad esempio, delle opzioni di alcuni plugin con questi comandi qui. Questi sono dei comandi vari che sono utili nella vita di chi deve lavorare con WordPress, ovvero, ad esempio, pulire le transient. Per chi non le sa, le transient sono una specie di cache nel database che hanno una durata di tot tempo. Quindi uno sviluppatore potrebbe dire: ok, io una volta al giorno mi verifico se ci sono plugin nuovi, quindi me li salvo nel database questo dato. Il giorno dopo questa transient viene cancellata e viene ripopolata. Però può succedere che, ad esempio, qualche plugin non ha smesso di funzionare, abbiamo tolto un plugin che utilizzava le transient, eccetera. Vi trovate nel tempo queste transient che rimangono lì e vi creano problemi perché le transient sono caricate spesso in tutte le pagine, anche quando non servono. C'è la possibilità di intervenire anche sulla cache del sito con un comando. Il comando che abbiamo già visto per rigenerare le immagini, vi posso assicurare che è fenomenale, perché se poi avete dei plugin, ad esempio, che vi aggiungono il supporto al formato WebP, quindi voi con un colpo solo potreste rigenerare tutte le immagini e non impattare sul sito stesso. Si può anche intervenire, in questo caso il comando wp-site permette di intervenire sui multisite di WordPress, oppure di verificare pure la password dell'utente. Cioè, come, giusta quella password per quell'utente lì, lo provo da linea di comando. Questo comando lui farà il controllo a posto vostro, senza perdere tempo a fare il login, ad esempio. Qui vediamo invece il comando per WooCommerce wp-cli, perché come abbiamo visto, WP CLI è estendibile da altri plugin, cioè potrei fare un plugin che aggiunge dei comandi per WP CLI, oppure nel caso di WooCommerce dei comandi che intervengono con quello che fa il plugin stesso. In questo caso stiamo dicendo di darmi tutti gli ordini dell'utente 1 e mi deve dare soltanto l'ID e lo stato dell'ordine. Lui mi genererà questo elenco e vi ricordo che voi potete esportarlo in vari formati. Questo, ad esempio, invece è un pacchetto per WP CLI. Questo comando profile è utilissimo per i programmatori perché vi permette di simulare, vediamo qui ad esempio, quali sono tutti gli hook che vengono eseguiti quando questa URL è eseguita. Quindi noi possiamo simulare WordPress senza dover intervenire su web server. Quindi ricordiamoci che a livello di prestazioni è fondamentale. Quindi noi possiamo investigare da dietro le quinte e simulare varie URL. Quindi in base ai parametri noi possiamo cambiare pure tutto il comportamento. Vediamo che si può seguire anche come root, però vi posso assicurare che non ha nessun effetto. Serve soltanto perché altrimenti se voi siete da utente root non potete seguire WP-CLI. Quindi questi sono solo alcuni esempi perché poi ovviamente è fondamentale la documentazione. Questo qui è un comando che ho utilizzato perché dovevo verificare sul sito in produzione perché quale fosse quello che lo rallentava di più. Praticamente con questo scriptino invece eseguito in un orario in cui non dava grossi problemi, non fa altro che prendere l'elenco di tutti i plugin attivi, vediamo qui, prende un plugin, lo disattiva, poi fa un loop di 5 volte in cui fa, cioè praticamente simula, potremmo dire, tramite curl, 5 chiamate a questo punto alla pagina e ci dirà la media di quanto tempo ci ha messo su queste 5 richieste, e poi riattiva il plugin e passa al prossimo. Quindi in questo modo, ad esempio, noi possiamo avere, se pensiamo che ci mette questo loop, possiamo dire qualche minuto, possiamo avere una stima per plugin, qual è quello che praticamente fa la differenza su quella data pagina a caricarsi, cioè proprio per essere bradera, proprio più semplice possibile. Un altro esempio, qui vediamo come io ho esportato il dato in JSON e ho fatto uno script in Python, giusto perché non mi volevo far mancare niente. La mia opinione è che file JSON si manipolano molto più facilmente in Python. Questo
Questo mi serviva, ad esempio, per rimuovere tutti i tag che non erano associati a nessun articolo. In questo caso, questo sito ne aveva qualche migliaio e non mi volevo mettere a mano a farlo da browser. Con questo programma, col comando sopra, io ho fatto altro che generare l'elenco di tutti i tag in uso sul sito. Con lo script in Python, vediamo che io leggo questo file. Verifico ogni tag, verifico quanti articoli ci ha associato. Se ce n'ha zero, eseguo, quindi di nuovo WP CLI per cancellare quello specifico tag. Quindi questo vi può aprire tutta una serie di opportunità che sono fenomenali, come anche questo, ad esempio, che io l'ho utilizzato per verificare quanti articoli sul sito fossero vuoti. Sempre per motivi di gestione, qui vediamo che è come se avessi fatto, io ho detto di fare una query, perché qui vediamo il comando wp di query. Gli ho fatto proprio generare un elenco di tutte le pagine che sono vuote. Così io poi sono potuto intervenire e verificare se effettivamente servivano oppure no. Questo è invece, vi permette di seguire uno script brutalmente all'interno wp CLI. Vediamo infatti qui la peculiarità per chi utilizza Linux, questo lo shebang, vediamo che io sto dicendo che deve seguire questo script, WP CLI deve seguire questo script, quindi lui elaborerà questo codice PHP, quindi qui ad esempio potrei avere anche del codice brutale che io devo eseguire sul sito, però non voglio fare un plugin, voglio eseguirlo tramite WP CLI. Io lo posso programmare qui, lancio lo script come se fosse un banalissimo script Python. Quel bash, quello che volete, verrà eseguito all'interno poi dell'ambiente WordPress, quindi posso seguire tutto quello che voglio delle API di WordPress. Questo invece che ho utilizzato per alcuni plugin, spesso mi è capitato di dover fare ad esempio degli importer di dati massicci, quindi ad esempio mi capita un CSV che devo importare dentro il sito, deve anche, che ne so, scaricare le immagini, quindi non posso farlo lato browser perché se sono migliaia si uccide il sito brutalmente. Quindi con questo qui si può creare semplicemente un comando dentro al vostro plugin WordPress o pacchetto WordPress che sia. Vediamo infatti che questo qui non fa altro che dire successo, che ha funzionato il comando, che ha aggiunto il comando foo, preso proprio brutalmente dalla documentazione. Quindi apre tutta una serie di opportunità se ne avete necessità, letteralmente. Questo è un altro esempio in cui sono intervenuto con Python. Infatti poi c'è anche il link al repository con un po' dei miei script, che alcuni avete visti qui, che ho fatto per WP CLI. Qui ad esempio io devo cancellare tutti i commenti che fossero, che ne so, del 2015, perché il sito oramai non servivano più e quindi si è deciso di cancellarli per tutta una serie di motivi tra GDPR e altro. E quindi questo comando qui non fa altro che prendere l'elenco di tutti questi commenti e per ogni commento verificava la data e faceva un controllo rispetto al parametro dello script, quindi che era l'anno, e poi seguiva a sua volta un comando unico per cancellare tutti questi D. Invece di quindi di eseguire più volte il comando dei WP CLI, e quindi avrebbe avuto dei problemi di prestazione, perché significava, se sono migliaia di commenti, significava migliaia di query. In questo modo il comando è uno solo, in cui vengono dati tutti i D, e avrebbe fatto una query unica. E quindi significava ovviamente un vantaggio a livello di prestazioni su un sito in produzione. Questo ogni tanto lo utilizzo, praticamente dato un elenco che questo poi utilizza un pacchetto che ho sviluppato io, che ovvero permette di avere da un elenco di, cioè da una URL, di avere l'ID sul sito. Questo l'ho utilizzato perché bisognava prendere l'export da Google Analytics di tutte le URL e verificare quali fossero gli ID di questi articoli, perché poi successivamente, ad esempio, alcuni sono stati cancellati. Quindi si generava l'elenco delle URL da Analytics, però Analytics noi non abbiamo gli ID, mentre WP CLI funziona con lo slug o con gli ID. Quindi questo non fa altro che fare questo lavoro. Tramite una URL mi genera l'elenco degli ID di un sito. Quindi immaginate pure ad altri strumenti SEO le opportunità che permette questo comando, che è get by URL. Qui c'è poi dello scripting in bash per elaborare l'output del mio comando. Infatti vediamo poi qui che c'è skip plugins, skip teams, proprio per essere ancora più prestante nel generare questo elenco. Quindi io sono arrivato alla fine delle slide e qui vi suggerisco un po' di pacchetti che estendono il funzionamento di WP CLI. Ad esempio c'è questo qui che vi permette di sapere quanto pesa WordPress, questo di fare un'analisi di sicurezza, diciamolo, questo è quello di sicurezza, questo di fare degli snapshot database, cioè ci sono dei pacchetti particolari e vi posso assicurare che se per chi conosce WordPress e PHP è anche facile crearli in base alle necessità. Vi voglio poi mostrare come io ho fatto ad esempio la patch per
PWP CLI, perché adesso lo strumento VVV, che è l'ambiente utilizzato proprio per contribuire a WordPress, quindi sviluppare in WordPress stesso e quindi poi fare un upper request e quindi migliorare WordPress, con questo comando, con questa configurazione di VVV è possibile lavorare su un ambiente di sviluppo pensato per PWP CLI e quindi ampliare PWP CLI stesso. E vi voglio mostrare poi questo, perché visto che fino ad oggi questo VP CLI è molto utilizzato per la manutenzione dei siti, questo è uno strumentino che ho fatto io per una questione di rapidità, non ho fatto uno script in bash, perché spesso quando mi trovo con dei siti di un cliente appena preso non è detto che l'hosting sia degno di questo nome, quindi non c'è un accesso SSH e quindi non si può utilizzare VP CLI. Questo è un file PHP che voi potete scaricare da GitHub e piazzarlo dentro la home di WordPress. Una volta che l'aprite da WordPress vi dà questi dati qui, ovvero vi dice qual è la situazione a livello di database. Quindi vediamo qui ad esempio che ha rilevato 458 articoli senza contenuto e quindi si possono brutalmente cancellare. Oppure vediamo che ci suggerisce quante sono le opzioni in autoload, perché non so quanti di voi lo sanno, ma in WordPress esiste il concetto di autoload, perché ci sono delle opzioni nel database che devono essere caricate, disponibili in tutte le pagine, front-end, back-end, eccetera. E spesso ci sono anche le transient, infatti è il parametro successivo. E in base a quanti plugin avete voi installato, oppure che avete tolto nel tempo, spesso queste opzioni rimangono all'interno del database, perché non viene fatta una pulizia. Spesso i plugin neanche ci pensano. Perché se voi lo cancellate da FTP, ad esempio, potreste non eseguire il comando per pulire, perché è lo sviluppatore che deve implementare questa pulizia. Quindi posso assicurare che quando vi trovate un sito che gira da 10 anni, trovate moltissime opzioni di plugin che non servono più, anche di temi. E queste, se sono in autoload, vanno a appesantire tutto il caricamento di tutte le pagine. Infatti qui si vede un po' sgranato, però se andate sul link, trovate lo screenshot per risoluzione migliore, si vede pure quanto a livello di memoria queste opzioni pesano. Qui vediamo questo screen che dice i dati caricati in tutte le pagine, cioè in autoload, anche se sono 306 righe di database, pesano quasi 400 K. L'altro giorno ho messo mano a un sito, ne aveva 1300 di opzioni in autoload, sono arrivato a 980, tra transient che non erano state pulite, opzioni di vecchi plugin e altre cose che sono rimaste lì, ho guadagnato un 100K a pagina. Ora voi direte che cosa sono 100K in memoria? Ma se voi avete 2 giga di RAM e avete tanto traffico, possono influire. Quindi è sempre meglio dare un'occhiata alla qualità della salute in database, specialmente proprio quando vi trovate a prendere un cliente che è stato gestito da qualcuno che queste cose non l'ha mai fatte. E questo posso assicurare che succede spesso. Infatti, poi nel tempo, dopo questo strumento, ne ho fatto un altro. Grafana, che è stato poi il tema del talk al Linux Day, che trovate su YouTube, tranquillamente, avete proprio il talk mio su Grafana, è uno strumento per monitorare. Monitorare cosa? Beh, sta a te, perché Grafana è uno strumento così potente che voi potete dargli in pasto miriadi di fonti, da Google Calendar al vostro termostato, a in questo caso con questo plugin di WordPress, anche un sito WordPress. Questa è una dashboard che io ho dentro Grafana che ogni tot scarica queste informazioni direttamente dal sito WordPress che ho configurato e io posso configurare poi dentro Grafana anche degli avvisi, ad esempio, perché Grafana io ci faccio diverse cose, ad esempio quando scadono dei certificati, se ci sono degli errori PHP sui siti, in automatico ci pensa lui ad avvisarmi e ho poi questa dashboard che posso dare accesso anche ad altre persone, quindi al cliente specifico gli faccio la sua dashboard e si vede quello che gli interessa a lui. Quindi io sono arrivato alla fine, come abbiamo visto abbiamo fatto una carrellata di casistiche. Perché l'unico modo per capire se vi serve VP CLI è quando vi trovate effettivamente a dover gestire cose nel modo più possibile automatizzate in ambienti di produzione. Perché io non smetterò mai di dire che l'ambiente di produzione è delicato. Significa che ogni cosa che fate lì influisce su il sito stesso. Quindi se voi ad esempio avete un e-commerce e quindi quello funziona, deve funzionare, non può stare rallentato, non può avere cose rotte. Il VP CLI vi permette di intervenire senza creare disagi sul sito tramite il web server, quindi ha delle peculiarità utilissime. Come ho detto, io ho fatto degli importatori per lavoro e non facevo, il plugin da browser non faceva altro che caricare il file, poi c'era un cron che seguito ogni 5 minuti verificava se c'era questo file.
eseguiva il comando specifico fatto di WPCLI per elaborare questo file che veniva caricato. In questo modo non andava a appesantire il sito. Ma è uno dei tanti esempi su cui si può fare WPCLI. Io l'utilizzo moltissimo per fare manutenzione di vari siti, e anche spesso proprio anche a livello di SEO, Search Replace utilissimo per pulire gli articoli. Ho eliminato del contenuto che era stato duplicato negli anni in certi articoli con un colpo solo, oppure ho tolto delle immagini e le ho sostituite con altre con un colpo solo, perché questi strumenti ti permettono di farlo senza dover utilizzare browser con tutto quello che comporta, perché da un certo punto di vista il browser semplifica la vita, perché è un punto e clicca, ma da linea di comando è molto più rapido. È anche molto più chiaro quello che fa, e ovviamente è sempre il caso di farsi una copia dove fare le prove su cui poi si seguono i comandi. Perché io non è che vado in produzione, seguo il comando così, cancella senza aver fatto una miriade di prove su un ambiente uguale con lo stesso sito per fare il comando ad hoc, perché non voglio ritrovarmi che il sito poi muore perché per mia sbadataggine non ho voluto provare un comando. Quindi queste slide poi sì, sono online, i link sono tutti cliccabili apposta perché sono il primo che riutilizza queste slide, perché io non è che mi ricordo i comandi, so che ce l'ho dentro le mie slide, quindi io quando mi serve vado a cercare la slide dove c'è il comando, perché questi sono tutti i comandi di storia vera, cioè ci sono passato. Se li trovate qui è perché mi sono serviti. Per quello c'è anche il repository con tutti script che ho fatto, io ce ne sono anche altri che sono o alcuni in PHP, alcuni in Python, alcuni in Bash, proprio dimostrare la duttilità. Quindi se voi anche non siete dei programmatori PHP ma dovete intervenire su un sito in WordPress, potete farlo in base agli strumenti che preferite. Perché dopo tutto abbiamo visto che i dati sono esportati e eseguire il comando è molto semplice, perché qui stiamo utilizzando WPCLI non fa altro che utilizzare il WordPress stesso che è installato. Perché WordPress di per sé è un framework, che è anche il tema poi del prossimo, che farò al prossimo webinar. Quindi WPCLI è compatibile con tutte queste versioni perché WordPress è standard, e quindi a prescindere da quale sia la versione di WordPress, io posso prendere WPCLI e il comando si comporterà uguale. Quindi io sono arrivato alla fine, non so se ci sono domande, se ho fatto Eccoci. presto e Eccoci tutto il resto. qua. Allora, aspettiamo un po' le domande. Mi raccomando, sempre nella sezione apposita. E nel frattempo ti volevo fare qualche domanda. Abbiamo visto tantissime cose assolutamente interessanti. Volevo un attimo capire, per chi non ha mai utilizzato questa tipologia di riga di comando, da dove deve iniziare? Cioè, nel senso, per capire lo stato di un sito WordPress, quale riga di comando deve utilizzare, magari? Oh, e qui dipende molto da qual è il problema che bisogna affrontare. Perché, ad esempio, se vogliamo fare un'analisi di prestazioni, c'è il comando profile che ci permette di simulare e possiamo vedere cos'è che rallenta il sito, ad esempio. Sì, Se ci spesso. interessa, ad esempio, fare delle elaborazioni su tutti gli articoli, quindi sul contenuto, dovremmo usare il comando che ci genera l'export del contenuto puro degli articoli. Quindi dipende molto spesso dalle necessità. Se andando poi sul sito di WPCLI c'è la documentazione, perché per ogni, i comandi, come abbiamo visto, sono molto semplici, o WP post o WP core, cioè sono molto intuitivi. Si trovano poi tutti i vari comandi in base alle proprio le necessità. Quelli che utilizzo di più io nella mia vita sono quello per rigenerare tutte le immagini, che è WP Media Regenerate, che c'è una slide, e quello del Search Replace per esportarmi il database già pronto per essere importato. Perché quando vi trovate con un database che pesa un giga, è molto più rapido fare così rispetto a farlo, a esportarlo da MySQL, ad esempio, da phpMyAdmin, perché c'è sempre un browser di mezzo. Quindi si snelliscono molto le operazioni. Però certo, bisogna fare un ragionamento su quello che bisogna intervenire, e poi si può trovare il comando e la soluzione, perché queste sono soluzioni, non è che me le sono inventate tutte io. Ovviamente ci sono persone che lo estendono, fanno altri script, eccetera. Quindi bisogna sempre partire dal problema e poi trovare la soluzione più adatta, perché molte di queste cose, alcune si potrebbero fare con un plugin, però impatterebbe sul sito in produzione, cosa di cui ho già parlato sufficientemente. Certo, quindi c'è anche qualcosa sulla sicurezza, giusto, di WordPress, dei Beh, vari questo siti.
Beh, questo sulla sicurezza non è che ci permette di fare molto, perché questo è molto più utile per la manutenzione. Manutenzione. Sì, assistenza, perché la sicurezza è molto più su come è stato configurato WordPress, il server su cui gira e cosa gira dentro WordPress. Quindi questo strumento, da questo punto di vista, ci è utile soltanto per verificare alcune opzioni, se sono state attivate e come. Però per la sicurezza non è lo strumento più adatto. Ok, mi ero segnato una domanda per te, per esperienza. Come è possibile eliminare con una riga di comando anche tutto lo spam che arriva tra i commenti nei vari Allora, post? Perché c'era il spesso comando. capita. Allora, qui ad esempio c'è il comando che ci fa l'elenco degli articoli. Quindi noi dovremmo, degli articoli, dei commenti, dovremmo fare una valutazione, dovremmo esportare questi commenti per tipologia, perché WordPress permette di marcarli come spam, quindi vengono associati a un certo stato. Ci sarà il parametro che ci permette di dirgli stato spam. E noi possiamo tirarci fuori questo elenco dei commenti, quindi per ID, e usare quello che era poi nella prima slide, ovvero io che cancellavo tutte le pagine che mi generava, e con quel colpo solo noi potremmo cancellare tutti i commenti. Quindi bisogna soltanto leggermente modificare questo, ecco, questo comando qui va modificato leggermente, il secondo, dove invece di avere post ci sarà comment. E invece di avere post app avremo lo stato, quindi sarà status probabilmente, bisogna vedere, e ci sarà spam. Noi con quel comando lì, con un colpo solo, potremo cancellare tutti i commenti che sono marcati come spam dentro WordPress. Perfetto. Ah, nel frattempo è arrivata una domanda di Daniele, lì in Sì. chat. Vuoi Allora, leggerla tu? sì, sviluppando plugin posso utilizzare WPSLA per eseguire unit test o unit test. È molto diverso il concetto, ovvero unit test non c'è bisogno di WPCLI, ovvero ci sono delle librerie per fare unit testing su WordPress che utilizzano internamente WPCLI per mettersi su l'istanza di WordPress. Quindi se voi utilizzate ad esempio Codeception, che è quello che utilizzo io, che ha la libreria WP Browser, che vi permette di simulare quindi tutti i tipi di test, da integration, quello solo per le REST, quello che verifica da browser, tutto quello che volete. Voi WPCLI neanche ci parlate, perché fa tutto lui. Se prendiamo ad esempio PHP Unit, che è utilizzato da WordPress stesso, Unit Test non utilizza WPCLI, c'è il comando di PHP Unit che farà tutto quanto in automatico al suo interno per preparare l'ambiente WordPress per Unit Test. Quindi WPCLI in queste soluzioni, ad esempio di Continuous Integration, è parte dell'ambiente, ma non serve per Unit Test. A meno che l'unit test mi serve per verificare se un certo codice viene eseguito. Però di solito nelle varie tipologie di integration test, eccetera, si può fare anche quello specifico proprio di WPCLI, perché ad esempio WPCLI per fare i suoi unit testing utilizza Behat, che è un'altra tecnologia ancora pensata apposta per fare il testing degli script. Quindi dipende molto spesso da cosa c'è bisogno di testare, perché questi framework per il testing in automatico ti possono offrire queste funzionalità, dipende sempre dalla necessità. Quindi io nel mio invito è che se voi avete un plugin e dovete mettere unit testing internamente, utilizzate delle soluzioni come Codeception o PHP Unit, perché vi permette di avere una certa affidabilità e vi offre tutto quanto poi scritto in PHP. Quindi perché se dovete lavorare su plugin utilizzate sempre lo stesso linguaggio, male non fa. Quindi dipende sempre dalla necessità. Se dovrebbe essere ad esempio del testing, per il sito di produzione, ad esempio, voglio che in automatico faccio l'aggiornamento e vedo se, che ne so, quella plugin si comporta sempre uguale, potrei farmi uno scriptino in bash, me lo fa in automatico lui, WPCLI, però è una casistica particolare. Fatto sta che adesso voi avete a disposizione uno strumento che in base alle vostre necessità sapete che potete utilizzare per automatizzare certe cose e poi migliorarle nel tempo. Hai parlato di Linux, è possibile utilizzarlo anche su Windows e Mac? Allora, WPCLI, essendo un script PHP, l'importante è che c'è PHP sopra. Quindi se noi abbiamo questo server, che fosse anche una macchina di sviluppo locale, abbiamo PHP installato, noi possiamo eseguire WPCLI e farci tutto quello che vogliamo, a prescindere dal sistema operativo. Quindi anche su Windows e Mac tranquillamente. Però ecco, se voi avete un server online con Windows e c'è dentro WordPress, io mi farei due domande sull'hosting perché sto utilizzando una macchina Windows.
Ok, perfetto. Aspettiamo qualche altra domanda. Sei stato velocissimo, Daniele, quindi è presto. È una Quindi carrellata aspettiamo qualche di una carrellata dietro comandi. l'altra. Sì, perché è inutile stare a disquisire su come funziona. Bisogna far vedere il comando e quello che può fare, perché altrimenti, cioè, ci preoccupiamo di altre cose. Cioè, noi qui dobbiamo preoccuparci. Se noi dobbiamo lavorare, non ci servono gli strumenti. Quindi per noi l'importante è che lo strumento fa quello che noi gli chiediamo. Certo. Poi sicuramente allora noi lo salviamo all'interno della descrizione del video su YouTube da domani mattina, quindi potete tranquillamente utilizzarlo, queste slide. Allora, Davide, è nella sezione domande, Daniele. Sezione domande. Ah, ok, mi era sfuggita. Allora, sì, si può utilizzare WP CLI senza entrare in SSH. Nel file che abbiamo visto, sì, questo qui dove noi mettevamo i comandi che non vanno, che si possono disattivare, si può aggiungere un parametro, cioè un'altra sezione che permette di configurare i parametri SSH, quindi ad esempio l'host della macchina, l'utente, la password oppure la chiave. In automatico noi potremmo dire WP SSH e poi il comando stesso che vogliamo lanciare, quindi che ne so, core update. In automatico lui, vedendo questo file di configurazione, troverà il dato e si collegherà lui dalla macchina in cui stiamo noi su quel server ed eseguirà il comando. Ad esempio, questo qui lo utilizziamo dentro VPP, quello che vi ho detto prima, per contribuire, perché siccome VPP è una macchina virtuale che gira nella macchina locale, bisogna parlare via SSH, quindi se io da host voglio dare un comando alla macchina virtuale, noi facciamo che viene generato questo file già pronto, in modo tale che voi potete eseguire il comando direttamente sulla macchina virtuale senza dover entrare dentro la macchina virtuale. Questo è uno dei molti esempi. Ok, perfetto. Fabio. Sì, vediamo un'altra domanda, questa non riguarda WP CLI, quali sono i plugin che consigli per rafforzare la sicurezza di WordPress? Allora, io ho un altro talk sulla sicurezza di WordPress, non mi ricordo se è quello che abbiamo già fatto, Quello che onestamente. abbiamo già fatto al tech, sì. Ok, perfetto, quindi lo trovate registrato, quindi potete recuperare quello perché non è soltanto una questione di plugin di sicurezza. WordPress non basta installare plugin e stare tranquilli perché come un'automobile io non basta che la parcheggio sotto casa, ho bisogno che io la chiudo la macchina e non ci tengo le cose a vista, ad esempio. Quindi ci sono tutta una serie di accortezze da fare. Io il plugin di sicurezza che metto proprio come base a tutti è iTeams Security e di solito abilito subito la possibilità di nascondere WP Admin perché è quello che viene utilizzato per fare gli attacchi, perché se è pubblico si può utilizzare pesantemente per stressare il sito e tutta una serie di motivi. Quindi iTeams Security con il blocco dell'amministrazione e diciamo il ban nel caso che verifichi attacchi DOS o brute force è l'ABC, proprio per avere un sistema sicuro. Ovviamente in quell'altra presentazione ci sono spiegati tutti i dettagli e tutta un'altra serie di caratteristiche, anche ad esempio a livello di prestazioni per un sito con WordPress. Ok, grazie. Vediamo se c'è qualche altra domanda. Altrimenti ti volevo chiedere, magari un Grafana, stavi parlando prima di Grafana, puoi spiegarci meglio, Allora, approfondire un po' cos'è? Grafana è un software open source pure questo, che ce l'ho di qua, che va installato sul server. Ed è, sto prendendo le mie slide del Linux Day, giusto per farvele vedere, questo è un Ok, esempio di dashboard generata con Grafana. Questa qui non è roba mia, è un esempio che mostra le richieste al server, quanti utenti ci sono registrati, eccetera. E vi posso dire che sotto Covid è stata utilizzata moltissimo, spesso in televisione o alla protezione civile lo utilizzava per mostrare i dati dell'andamento. Ad esempio, se internet è con me e questo sito esiste ancora, questa era una dashboard generata quindi da altri dati, quindi non c'è niente a che vedere WordPress, che mostrava l'andamento del contagio. Ad esempio, qui ci sono delle dashboard di Grafana, questa qui è di Wikipedia, cioè questa vi permette di vedere perché è pubblica il traffico che ha Wikimedia in tempo reale sui vari server. Questo è tutto generato con Grafana. Grafana è soltanto un visualizzatore di dati, quindi è tutta una questione di configurazione. Qui non c'è da programmare. Questo ad esempio è The Cern.
Quindi noi possiamo vedere i dati del Large Hadron Collider o altre cose mostrati graficamente. Cioè, questi sono dati, non me li sto inventando io, come vedete, l'ho appena aperto, non è uno screenshot, tutta roba vera. Ce n'è anche una da parte del governo italiano, che questa qui però non è realizzata con Grafana, quindi non va bene come esempio. Mi sono sbagliato. Ce n'è questa, ad esempio, che è generata da LibreOffice, che però è un'altra dashboard, che non è Grafana, quindi non va bene come esempio. Sto facendo delle sbagliate. Questa è di GitLab, non esiste più, però ecco, questo è. Grafana è uno strumento per visualizzare i dati. È tutto open source e si può configurare per mostrare. Queste, ad esempio, sono le varie fonti, alcuni esempi. E io lo utilizzo a livello lavorativo per tracciare vari siti di vari clienti che sono su hosting diversi, macchine diverse, dove su alcune non ho accesso SSH, su alcune altre non ho altre cose, e si può integrare con le notifiche e tutto il resto. Io quindi nel tempo, in questa presentazione qui, questa è quella che abbiamo visto adesso di WordPress, sono dei dati proprio estrapolati da questo sito che possiamo vedere, viene fatto un controllo ogni 2 ore. Qui vediamo ad esempio Google Page Speed. Quindi invece mi potrei anche mettere le notifiche direttamente dentro. Questo per la verifica dei certificati SSL dei siti internet. Questa l'ho fatta io, quindi è un elaboratore dei log di errore di PHP. Quindi io ho che in automatico, se raggiunge all'improvviso, perché Grafana prende dati che io gli passo, che è elaborato dai file di errore di PHP, ho impostato che se in una botta sola, che ne so, rileva 2000 errori, mi deve andare un avviso. In questo modo io posso controllare siti diversi, perché di solito Grafana è utilizzato per gestire siti, macchine che ho nella mia rete locale, cioè che non è che ho l'hosting da una parte, di qua poi uno è mio, eccetera. In questo modo io lo utilizzo per accentrarmi più clienti che sono su situazioni diverse con un colpo solo, che vi posso assicurare che fa la differenza. Quindi Grafana è uno strumento che si può utilizzare in molti altri contesti, c'è anche la versione gratuita online, però ovviamente non vi permette di avere una, come potremmo dire, possibilità di espansione o configurazione per tutte le casistiche che volete voi. Quindi questo lo installate sul vostro server, sul vostro Raspberry, quello che volete, e poi lo configurate. C'è solo un file di configurazione, non richiede della programmazione, bisogna solo perdere un sacco di tempo a configurarlo. Però poi è bellissimo perché fa tutto quanto in automatico da solo. Ottimo, va bene. Allora, io andrei, se non ci sono altre domande, secondo me devono guardare molto guide e quindi ragionarci su, ecco Metabolizzare, perché sì, non ci sono domande. Devono metabolizzare, quindi lasciamogli il tempo. Allora, vi condivido il nostro canale YouTube, dove da domani mattina potrete vedere la registrazione di questo video e scaricare il PDF della presentazione. Vi consiglio di registrarvi al canale, quindi per essere comunque aggiornati su tutti i nostri aggiornamenti e tutte le nostre registrazioni. Con Daniele ci vediamo prossimamente con un altro webinar, sempre su WordPress, ovviamente. Ti ringrazio, è stato un piacere e buona serata a tutti. Mi raccomando, andate su reteinformaticalavoro.it se cercate lavoro. Arrivederci, buona serata a tutti. ciao! Ciao Daniele, grazie.